Però tutti ragazzi, sono Masilco, video tech. Oggi siamo qui con un unboxing. Sì, un unboxing di un cellulare. È qualcosa di differente dai componenti hardware che ti dicevo. Sì, è un cellulare che ho comprato sul sito di GeForce. Quindi l'ho pagato circa 190 euro con tutto, le spese di spedizione eccetera, e si tratta di un cellulare dalle caratteristiche piuttosto spettacolari. Infatti è stato un cellulare con 3 GB di RAM, uno schermo 5.5 pollici, fotocamera 16 megapixel come c'è scritto qui, e tanta tanta roba. Quindi ragazzi, prima di tutto iniziamo con l'aprirlo, e non saprei nemmeno da dove cominciare. Non apre niente. Eccolo qui ragazzi, più che nuovo è veramente nuovissimo. Eccolo qui, quindi è un cellulare abbastanza cinese, però ecco, è un bellissimo cellulare. E vediamo qui qualche caratteristica, se si scrivono qui. Eccolo qui, allora 16 megabyte, 16, una fotocamera 16 megapixel, uno schermo full HD a 5.5 pollici, 32 GB, quindi questa è l'edizione 32 GB, 3 GB di RAM, 2500 MHz, sì, 2500 mAh di batteria. E qui abbiamo tutte le varie 2G, 3G, micro SIM, quindi legge di micro SIM, WiFi e tanta altra bella roba. E 8 MB, sì, 8 MB, ci sono drogato, 8 megapixel di... Allora, ah, subito proprio ci becchiamo il cellulare così, tata. Allora, questo è il cellulare, ragazzi. Io ho preso bianco. È fottutamente bello. Però il pezzo forte lo lasciamo per ultimo. Dopo cosa troviamo all'interno della scatola? Per questa confezione troviamo poi la cover. Quindi all'interno del box è presente anche la cover, che non tutti i cellulari, anzi nessun cellulare offre. Ed è una bellissima cover, sinceramente. Me l'aspettavo un po' meno bella. Dopo, cosa troviamo? A parte varie cose, ci troviamo dentro le pellicole, molto importanti, e non veramente nessun cellulare da dentro. Alcuni accessori, no? Questi in teoria servono per attivare alcune funzionalità del cellulare. Cose. E poi ci troviamo il cavetto che va appunto con questa, cos'è? Non lo so nemmeno io bene, ragazzi. Vabbè, il cavo che va attaccato con la presa per caricare il cellulare, e le cuffiette. Qui cosa troviamo? Anche un qualcosa per inserire o togliere le micro SD, presumo. E queste sono le cuffiette che ora andiamo a unboxare, anche queste, perché è appunto importantissimo. Anche queste sono una cosa importantissima. Allora, eccole qui, delle cuffiette anche piuttosto carine, in alluminio. Anch'io ragazzi, a questo prezzo mi sarei aspettato qualcosa di meno plasticoso. Però tralasciando tutto questo, questo non saprei nemmeno cos'è. Penso è come una ventosa, questa, presumo che sia come una ventosa, però non vi assicuro nulla. Comunque è una, diciamo che è un bel unboxing, perché all'interno troviamo tantissime cose che possono esserci utili, come le cover, la cover del cellulare, le cover che appunto per il cellulare. Ma ora passiamo a qualcosa di un po' più efficace. Comunque questo è un Johnny Life 7. Non vi ho neanche detto il nome, presumendo che voi lo sapete già appunto dal titolo del video. Comunque, cellulare bianco ed è fottutamente epico. Allora, eccolo qui. Comunque vedete che è un cellulare abbastanza, anzi molto fino, e me lo sarei aspettato veramente più grosso con queste prestazioni. È veramente il top, possiamo dire. Comunque qui potete vedere che è un quad core Snapdragon 800 quad core 2.2 GHz, ha il vetro Gorilla, quindi lo schermo è un Gorilla Glass di terza generazione, schermo 5.5 pollici, fotocamera questa da 16 megapixel, mentre quella per i selfie è da 8 megapixel, quindi è una bella fotocamera, anzi penso sia stupenda. E qui rimane comunque il casino. Il cellulare è veramente leggero, veramente questo vola via, sembra veramente un fottutissimo bellissimo cellulare. Allora io direi di togliere questa pellicola e di provare ad accenderlo. Ok, funziona. È una bella cosa. Ok, il dispositivo è configurato e pronto all'uso.
Allora, eccolo qui, questo è come si presenta il primo avvio. È veramente, veramente spiccio spiccio. Appunto, quello che farò io sarà quello di cambiare quello che è presente all'interno del sistema operativo. Ora, io vorrei subito provare la fotocamera, ragazzi. È veramente di una qualità fenomenale. Ok, ragazzi, questo era quello che poteva risultare. E ora volevo farvi vedere magari i colori, come potevano cambiare. Potete vedere, non cambiano praticamente di nulla. Guardate, anche così i colori rimangono gli stessi. Comunque devo dire che effettivamente a questo prezzo abbiamo uno schermo full HD ed è veramente stupendo. Ora non saprei se nella galleria sono presenti già dei video. Penso che questo cellulare sia veramente il top ad un prezzo veramente pochissimo, sono di 190 euro con 3 GB di RAM, schermo full HD e tantissime altre. Questo è il modello 32 GB, quindi anche tanta memoria. E che dire, funziona benissimo per ora. E comunque vi saprò dire, farò qualche test su qualche gioco, qualche benchmark e poi il video sarà disponibile. E qui ragazzi, questo era l'unboxing del Johnny Life A7. Questo cellulare ha veramente delle prestazioni elevatissime per essere un cellulare che è stato comprato a 190 euro. Quindi ragazzi, dovete capire che è veramente un prezzo bassissimo per un cellulare che ha delle prestazioni elevatissime. Ho fatto dei benchmark su AnTuTu Benchmark e si trova appena sotto il Samsung S5, ragazzi, quindi proprio appena sotto di pochissimo. Mentre ho fatto dei benchmark anche contro di Mark e si posiziona circa su 16.000 punti. Quindi ragazzi, è veramente, sono dei punteggi veramente elevati per essere un cellulare che effettivamente a questo prezzo offre delle, è un rapporto qualità-prezzo veramente elevatissimo. Con dentro troverete cover e tutto quello che c'è bisogno per di un cellulare. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi, mettete un bel mi piace. Caricherò anche qualche altro video di unboxing prossimamente, ne ho moltissimi. Quindi ragazzi, continuate a seguirmi e un bel DJ Francesco a tutti e bella a tutti ragazzi.